Buongiorno Pasquale Di Guglielmo e benvenuto alla 4 Ticino Web TV. Oggi parleremo di unanimità. Ecco, prima di entrare nell'argomento e spiegare ai nostri ascoltatori, spettatori e chi è interessato a queste tematiche che cosa sia, cosa voglia dire questa unanimità nel campo ovviamente del sistema di rappresentanza politica, democratica, nei sistemi di votazione, nel processo decisionale, ci parli rapidamente di lei. Chi è? Come sta, diciamo, questa persona che oggi porta questo messaggio innovativo? Buongiorno, Pasquale Di Guglielmo, vivo ad Avellino, sono comunque campano, ho vissuto a Salerno tanti anni, ho girato un po' l'Italia, Milano per lavoro, e ex insegnante di educazione fisica, sono andato in pensione prima del tempo, molto prima, perché la scuola non mi dava più quelle soddisfazioni, diciamo, e quindi avendo del tempo libero, a un certo punto è cominciata a crescere a me l'insoddisfazione per questa situazione, così ho cominciato a occuparmi di politica e circa 12 anni fa ho cominciato anche pentito di non averlo fatto prima, visto la situazione piuttosto drammatica in cui ci troviamo in questo momento, e ho cominciato a cercare di capire quali erano i punti critici, diciamo, dell'organizzazione statale, cioè ci sono delle regole che purtroppo non vanno bene, sono queste la causa di tutti problemi, cioè il problema sono le regole, perché spesso Ma quali regole? Perché per il nostro ascoltatore e spettatore dobbiamo capire quali regole. sì. Ah, partiamo da quella insomma che ci interessa oggi, cui specificamente stiamo parlando, che se non è chiaro il discorso diventa troppo lungo. E nello specifico la regola della maggioranza non è democratica, se così vogliamo dire. Perché dobbiamo distinguere ciò che è lo strumento, che è le votazioni, diciamo, il sistema elettorale, dallo scopo che dovrebbe essere la democrazia. Quindi dobbiamo. Ecco, per semplificare il concetto, quindi noi stiamo parlando, anzi stiamo per parlare del sistema delle votazioni, cioè Esatto. come vengono prese le decisioni in un sistema democratico. Quindi lei, quando si è avvicinato alla politica, quando ha deciso di interessarsi alla cosa pubblica, si è reso conto che il processo democratico, che è l'obiettivo, cioè quello di garantire a tutti i cittadini un'equa e degna e uniforme rappresentanza civile e politica, che è, vuol dire, in teoria lo scopo delle democrazie, questo non avviene in modo ottimale per una serie di ragioni. Quello di cui Esatto. parliamo oggi in questo incontro è non avviene perché anche il sistema della votazione a maggioranza, sia essa maggioranza assoluta o maggioranza relativa, non è importante, è proprio di per sé uno strumento inefficiente dal punto di vista democratico. Sì. Ecco, ci spieghi in due parole, e poi entriamo nello specifico, perché secondo lei il sistema, diciamo, della votazione a maggioranza non è buono, non è valido. Sì, il sistema della maggioranza intanto è la dittatura della maggioranza sulla minoranza, cioè è quindi comunque una forma di dittatura, come se fosse un'evoluzione. Prima l'uomo comandava in base alla forza oppure in base agli eserciti, poi ci comanda in base alla moneta e adesso c'è questa pseudodemocrazia, si è deciso di fare così, forse perché questo era il sistema più semplice, più ovvio. Difatti, parlando poi con un politico al tempo, mi disse che sì. Si era deciso di usare questo qui, che era questo sistema, che era più semplice, ma poi si sarebbe dovuto studiare un sistema migliore, ma poi questo non è stato fatto, per pigrizia, per vari motivi, insomma. Però diciamo che è quello più comodo, mettiamola così. Quindi nel sistema attuale, siccome quello che prevale è il numero delle persone che hanno un'opinione rispetto al numero delle persone che ne hanno una diversa, visto che il principio è che uno vale uno e che quindi siamo tutti uguali e che quindi il mio voto vale come il voto di un altro, quante più persone votano, tante più persone hanno il potere di imporre alle persone che non la pensano nello stesso modo una decisione. Faccio un esempio. Immaginiamo un paese dell'Est Europa in cui c'è un governo che ha una certa linea politica. A un certo punto, gli abitanti di questo paese, di una certa, diciamo, religione, decidono di fare molti figli, quindi hanno un elevatissimo numero di figli, fanno molti più figli di quelli che hanno una religione diversa. Dopo 5, 10, 15, 20, 25 anni, questi figli che appartengono a questa religione diventano la maggioranza E e quindi andranno al potere. democraticamente Certo. decidono che quel paese non appartiene più al paese di origine, cambia bandiera e diventa un altro paese. Chiedono l'indipendenza, votano per l'indipendenza e siccome sono di più, perché negli ultimi 25 anni hanno fatto più figli degli altri, automaticamente prendono il potere, rovesciano il governo e decidono
che quel paese appartiene a loro perché sono di più. Questo è il principio, giusto? Sì, il principio da cui teoricamente, filosoficamente si partiva è che la maggioranza, essendo la maggioranza, avrebbero ragione, ma questo non assolutamente nella storia ce lo dimostra, anzi in genere più spesso il contrario, la verità appartiene a pochi, non alla maggioranza, e comunque sia, ognuno ha le sue ragioni, quindi non è che per forse siccome sei la maggioranza hai la verità in tasca. Negli aspetti, nelle conseguenze diciamo politiche, perché ovviamente ci addentriamo in un territorio minato, cerchiamo di far capire ai nostri spettatori che cos'è il principio dell'unanimità. Cerchi due parole di spiegarci questo concetto. Sì, un attimo solo, pochi secondi, volevo dire alle degenerazioni che può portare questo concetto di maggioranza. Cioè, è chiaro che a questo punto, con il concetto di maggioranza, non c'è più bisogno del contenuto, la teoria e i contenuti programmatici, ma l'importante è fare strategia per ottenere voti e ottenere alleanze. Ecco perché i partiti politici sono molto degenerati, perché per loro ormai è importante solo fare strategie, non so su quali manifesti appendere, se appendere i manifesti di quale grandezza, oppure i volantini, oppure i bigliettini, e con chi allearsi, con chi, cioè si è costretti. Per poter vedere riconosciuti i propri diritti si è costretti ad allearsi con qualcuno per far parte di una maggioranza. Questa è una degenerazione del diritto, è una degenerazione della ragione. Va bene. Quindi partiamo adesso a... Ecco, adesso vediamo qual è il principio di unanimità. Il principio di unanimità è questo: si parte innanzitutto da un metodo di confronto, cioè io l'ho sperimentato attraverso un metodo, però questo qui ovviamente su numeri piccoli. Sui numeri piccoli l'ho sperimentato, sui numeri grandi non l'ho potuto sperimentare. Quindi, però, in teoria, come diceva qualcuno, la verità, se la verità è quella, va applicata comunque, bisogna solo trovare il modo, il problema è il modo di apparecchiare che sui grandi... I problemi, mi perdoni, ci faccia capire qual è il principio dell'unanimità. Perché... Sì, allora, durante il metodo di discussione verranno approvati tutti quei progetti, quelle idee, quelle iniziative che sono all'unanimità. Mentre quelli che non sono all'unanimità verranno messe in stand-by, per usare un termine, e quindi ripresi non questa prima fase, così siamo certi che chi ci ascolta e chi ci guarda sia allora noi sostanzialmente in un dibattito dove abbiamo idee diverse, prima il primo lavoro da fare è di cercare delle idee comuni, cioè dove siamo d'accordo. Sì. Quindi faccio un esempio: se dobbiamo discutere se entrare o uscire dall'Europa, e quindi evidentemente una decisione che può essere avere solo un sì o un no, non ci sono via di mezzo. Noi diciamo, bene, siamo d'accordo che i paesi confinanti dovrebbero collaborare? Sì. Siamo d'accordo che una moneta unica possa semplificare queste transazioni? Sì. Siamo d'accordo che un regime doganale unico semplificherebbe? Sì. Allora abbiamo trovato tre punti dove siamo d'accordo. Adesso andiamo avanti. Perfetto, invece ci saranno dei punti su cui non siamo d'accordo e quindi quelli li accantoniamo e quindi implementiamo e realizziamo quelli su cui, cioè procediamo. Il metodo della maggioranza ci permette di procedere, di non bloccarci. Quelli su cui non siamo d'accordo li mettiamo in stand-by, non è che non verranno più applicati, ma qualora arriveranno ulteriori argomenti, ulteriori informazioni che ci permettono di espandere e di completare il discorso in modo di arrivare a una verità unica, allora riprenderemo il discorso. Noi abbiamo già esplorato questa fase, abbiamo già trovato con la nostra controparte politica tutti i punti fondamentali dove siamo d'accordo e abbiamo un punto dove non siamo d'accordo. Nell'esempio che abbiamo fatto, la Svizzera dice no, io voglio mantenere comunque la mia moneta interna, e l'Europa dice no, tu se entri in Europa devi adottare l'euro e rinunciare alla valuta nazionale. A questo punto, nel sistema dell'unanimità, come funziona? Come si arriva a una decisione che non sia maggioranza ma sia una decisione unanime? Beh, intanto comunque sia, quelle persone diciamo che non aderiscono totalmente ad alcuni punti possono proseguire e portare avanti il loro progetto all'unanimità. Cioè, mi spiego, se siamo 10 persone, mettiamo che 7 decidono di portare avanti un determinato punto e ce ne sono 3 che non le vogliono portare, innanzitutto aderiranno a quelli su cui sono all'unanimità e quelle altre 3 persone possono comunque portarsi avanti il loro progetto e sperimentarlo e vedere se funziona. Quindi quelle 3 persone comunque saranno all'unanimità fra di loro. Quindi non ci sarà unanimità all'interno dell'intero gruppo, però si dà libertà di sperimentare in modo che 7 possano proseguire. Nell'esempio pratico, facciamo un esempio. Quindi se mettiamo che noi abbiamo queste 7 persone,
che vogliono mantenere il franco svizzero. Sì. Tre persone che dicono no, dobbiamo entrare, accettare l'euro. Allora, in questa condizione vincerebbe l'opinione del franco svizzero. Passa il tempo e le persone che si introduce questo concetto dell'unanimità e quindi dice no, la decisione deve essere presa all'unanimità, ovvero le tre persone o le sette persone devono convincere gli altri ad accettare e quindi si va a cercare una soluzione. Quindi sì. per esempio, una soluzione potrebbe essere quella di dire le due monete coesistono, cioè il franco svizzero rimane valido, si può utilizzare, è valido come valuta interna, avrà un tasso di cambio con l'euro, però ovviamente nella Svizzera ci sarà sia l'euro che il franco svizzero, quindi i pagamenti dovranno essere accettati in entrambe le valute. Questo è un esempio di una possibile conseguenza del processo di unanimizzazione delle decisioni. Cioè, però in altre parole, quello che secondo me è molto interessante di questo approccio non è quello di dire, vabbè, siccome tanto non si può fare, rimaniamo nel sistema della maggioranza. Quello che è fondamentale è dire, qualunque decisione politica che riguardi la cittadinanza ad un certo livello di importanza, quindi dove la decisione richieda veramente dei punti fondamentali, non si può prendere questa decisione se non si è trovata una soluzione che sia unanimemente accettata da tutti. Certo. Cioè, in altre parole, ci sarà un lunghissimo, faticoso e difficile lavoro di negoziazione, di informazione, di sperimentazione, sì, di curamento e di persuasione, sì, affinché si arrivi al 100% dei voti. Perfetto. Sì. Cioè, ma che cosa succede se rimane una singola persona che non accetta nessuna soluzione? Ma innanzitutto, nel processo di confronto una singola persona può bloccare tutto. Sì. Quindi non c'è bisogno che sia lei con qualcuno, cioè già una singola persona ha un grosso problema. Però, mi se ne esce. Però può bloccare tutto, ma relativamente a quel determinato argomento, e comunque in ogni caso finora a me non è mai successo, perché si può in ogni caso attraverso il buonsenso decidere di partecipare a quel progetto in via temporanea, cioè vedere di sperimentarlo, perché finché non si sperimenta... Però probabilmente, come discutevamo, diciamo, a telecamere spente, c'è anche un'altra soluzione, giusto? Cioè che l'eventuale oppositore, come poi tra l'altro in parte funziona anche in Svizzera, l'eventuale oppositore deve proporre una soluzione. Una sua soluzione. Cioè, in altre parole, il processo unanimità funziona ed è interessante se tutti quelli che non vogliono un determinato cambiamento, nel momento in cui continuano a opporsi, laddove invece la maggioranza ha già preso una decisione, continuano a opporsi, devono proporre un progetto alternativo. Un loro progetto alternativo deve offrire delle alternative valide, ci deve essere un confronto con la controparte, c'è quindi la possibilità che si eroda progressivamente il dissenso o il consenso, o che si introducano degli elementi correttivi, però poi c'è un punto, un momento in cui se non si arriva al consenso, si tira una linea e si dice ok, entro questa data la decisione va comunque presa. Sì, a maggioranza. Sì, non è che tanto a maggioranza, in ogni caso c'è sempre la libertà, come dire, dovrebbe esserci, di separarsi. Cioè la separazione non è un dramma. Se la convivenza è troppo conflittuale, in ogni caso ognuno dovrà prendersi la responsabilità della sua scelta. Ecco, un principio importante è la responsabilità. Cioè immaginiamo che ci siano 99 svizzeri che abbiano deciso per mantenere il franco svizzero, d'accordo? È stata trovata come soluzione su cui tutti sono d'accordo la doppia circolazione, quindi le due monete possono circolare, ma c'è uno svizzero che dice no, noi dobbiamo rinunciare al franco e avere soltanto l'euro. A questo punto questa persona, nell'ideale, no, dell'unanimità, non si è lasciata convincere ed è resa della propria idea. A questo punto questa persona cosa fa? Deve rinunciare al passaporto svizzero e diventare cittadino europeo? Cioè, no, per portare all'estremo, quindi a un certo punto dire o tu unanimemente arrivi ad appoggiare diciamo una tesi o proponi una tesi alternativa, oppure se tu ti schieri in una posizione estrema, come dire, in qualche modo deve succederti qualcosa per cui tu, tra virgolette, paghi le conseguenze della tua decisione estrema. Esatto.
Quindi questo che io dico paradossalmente potrebbe essere questo. Allora, se tu non vuoi accettare la decisione della maggioranza, la maggioranza unanime, perché parliamo di una maggioranza altissima, fortissima, no? Che ha superato il 90% delle adesioni, eccetera, eccetera. Non sei riuscito a proporre una soluzione alternativa, cioè non hai catturato l'attenzione degli altri, a questo punto hai libertà di cambiare cittadinanza. Anche di cambiare cittadinanza, oppure, come dicevamo, facciamo un altro esempio, quello dei vaccini, no? Mettiamo che io non voglia vaccinarmi e tutto quanto il paese invece dice no, ti devi vaccinare. Ok, io potrei anche essere pronto ad assumermi le responsabilità delle conseguenze, nel senso che potrei... Se io contagio qualcuno gli pago i danni. Non mi curate, esatto, posso decidere di non riuscire dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi non essere più curato e anche però non pagare più i contributi per il Servizio Sanitario e eventualmente, se la comunità lo decidesse, anche di mettermi in isolamento io e altre persone. Ci deve essere una contrattazione di buon senso sempre con la persona. La contrattazione è fondamentale. Qui però a monte ci sta il metodo di confronto e di discussione, che è fondamentale, non ne abbiamo parlato, ma non è il momento. Allora, in sostanza lei dice dobbiamo introdurre nel sistema democratico una nuova forma di dibattito, sì. Una nuova forma di decisioni, che ovviamente solo all'estremo può essere portata all'unanimità. Esatto, è solo all'estremo, in genere non ci si arriva mai. Che idealmente dica questo: laddove il processo, il confronto è avvenuto in modo tale da dire gli oppositori devono proporre delle soluzioni per arrivare a una certa soglia di unanimità, d'accordo, che sia molto molto elevata, e gli eventuali dissidenti non possono essere forzati ad accettare una decisione che non hanno voluto prendere, e che quindi bisogna studiare, prima di raggiungere la votazione definitiva, studiare delle forme di uscita, di soluzione o di tali che permettano alla collettività di andare dove vuole e ai dissidenti di avere comunque rispettate le loro volontà. Quindi, faccio un esempio, nel mio caso potrebbe essere che il dissidente avrà la possibilità di avere soltanto l'euro, ok? Quindi lui potrà svolgere transazioni solo in euro, gli verrà impedito di svolgere qualunque tipo di transazione in franchi, eccetera, eccetera, o nel suo caso di vivere in un isolamento sul cucuzzolo fuori dal sistema nazionale, curandosi come riterrà opportuno o rivolgendosi ad altri servizi di assistenza a proprie spese, ma non potrà essere obbligato a vaccinarsi, d'accordo? Anche se la totalità, quegli 8 milioni e mezzo di svizzeri avessero votato per il vaccino, il vaccino fosse obbligatorio, lui ha il diritto di uscire dalla società, di essere isolato e di non essere curato e quindi non vaccinato. Quindi ovviamente stiamo parlando di situazioni estreme, questo spiega il valore del concetto di unanimità, a cui poi nella prossima puntata parleremo di come nel processo di dibattito politico si possa arrivare a convincere gli altri. Io le racconterò brevemente un'esperienza che ho avuto. Chi di noi non ha partecipato a una riunione di condominio nella propria vita, o almeno non ha sentito parlare della conflittualità dei condomini? Bene, io sono stato presidente di diverse assemblee condominiali con, lei pensi, 1200 partecipanti. Addirittura. 1200 partecipanti, quindi immagini uno stadio praticamente, perché parliamo di un condominio di 25.000 persone, quindi consideri che di queste 25.000 persone arrivavano in assemblea, diciamo, tra le 250 e le 1000, ok? Ovviamente non venivano mai 22.000 persone. Ecco, lei non ci crederà, ma in queste assemblee, finché sono stato io presidente, abbiamo sempre votato le decisioni all'unanimità. E lei dice, com'è possibile mettere d'accordo 1.200 persone che votano? È possibile. Come? Attraverso dei meccanismi democratici di manifestazione del consenso. Quindi noi abbiamo creato 4 passaggi prima di arrivare alla votazione, 4 passaggi informativi e decisionali. Quindi sostanzialmente gli inquilini, i condomini avevano il dovere di studiare dei dati, il dovere di proporre delle alternative, il dovere di svolgere delle riunioni con la scala e con i piccoli gruppi, e solo alla fine di questo processo di doveri si aveva il diritto di votare. Okay. Cioè il diritto a votare in assemblea si acquisiva soltanto con un processo partecipato, democratico, di informazioni e di decisioni intermedie. Quindi quando nell'assemblea tutti avevamo votato e c'era il Pierino della situazione che non voleva accettare
quindi non votava contro. Io ho detto: no, signori, o si fa l'unanimità o niente. Allora, questo signore che votava contro, abbiamo chiesto: lei ha partecipato a tutte le riunioni precedenti? No. Quando le abbiamo chiesto di leggere i documenti, lei li ha letti e ha fornito un feedback? No. Quando si doveva prendere le proposte alternative per l'installazione dei pannelli solari, lei ha proposto qualcosa? No. Quindi lei non ha diritto ora a opporsi. Allora, o vota a favore e si fida del lavoro che hanno fatto gli altri, oppure noi abbiamo un problema. Bene, questa persona, nel momento in cui si è resa conto che ha avuto le possibilità democratiche, ma non le ha utilizzate, ha rinunciato all'opposizione e ha votato anche lui all'unanimità. Questo è il processo, come funziona. E farlo con 1000 persone non è facile, ma si fa. Bene, allora io la ringrazio. Ci diamo appuntamento qualche settimana per magari approfondire anche gli aspetti di come questo principio possa essere utilizzato, e sicuramente approfondiremo meglio, magari faremo anche dei casi particolari, al di là di questo del mio ex condominio che era piuttosto complicato, però diciamo ci sono sicuramente le esperienze che possiamo discutere insieme. Benissimo. Perfetto, io la ringrazio. Grazie. E saluti.